Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6, telegiornale che sarà ampiamente incentrato su quanto sta accadendo nella nostra regione. Abruzzo con il fiato sospeso per la decisione della regione rispetto al lockdown, cioè alla zona rossa che dovrebbe essere stabilita fra domani e dopodomani. E dunque davvero c'è apprensione in queste ore tra la popolazione e tra le imprese, soprattutto per le decisioni che dovrebbero arrivare dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Il Governo sta valutando dunque se chiudere o no anche le scuole in maniera totale, dunque andando anche oltre il DPCM del Governo, che per le zone rosse prevede scuole di infanzia ed elementari aperte. Vedremo che cosa si deciderà anche in base alle valutazioni del CTS che si è riunito nella giornata di ieri. Intanto sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. L'Abruzzo vicino al lockdown. Il comitato tecnico scientifico ha chiesto la zona rossa, ha detto il presidente della regione Marco Marsiglio, e ho ricevuto l'ok dal ministro della salute Speranza. Nelle prossime ore quindi potrebbe essere firmata l'ordinanza. La situazione è una situazione complicata, dove si stanno spostando dei focolai anche sulla zona del Teramano, zona costiera del Pescarese, della zona dell'Alto Vastese, e quindi si sta pensando di effettuare restringimenti che porteranno probabilmente alla zona rossa, anche se ad oggi non è stata firmata nessun tipo di ordinanza, per cercare di limitare i problemi, ben sapendo che le strutture sanitarie sono quasi alla saturazione, e quindi cercando di prevenire il più possibile e fare in modo che dai primi di dicembre si possa pensare a delle riaperture. E la regione sta valutando se adottare misure più restrittive di quelle imposte da Roma. In Abruzzo infatti potrebbero chiudere anche le scuole elementari e medie, ma non tutti sono d'accordo. Il DPCM prevede che le scuole, da quelle dell'infanzia fino alla prima media, rimangano aperte, ha detto ieri sera sui social il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, e così deve essere anche in Abruzzo. Marsiglio però non ha ancora deciso. Prima eravamo la regione che aveva tutto sotto controllo, tra i migliori in Italia e migliori rispetto alla media nazionale. Il giorno dopo gli ospedali erano saturi, mentre qualche ora prima si diceva che appunto tutto era sotto controllo. Successivamente la mattina il direttore del Dipartimento della Salute ci dice che stiamo in zona gialla, i dati sono quelli, il pomeriggio entriamo in zona arancione. Oggi ci si anticipa, andremo in zona rossa perché tanto tra qualche giorno ci metterà il governo in zona rossa. Dà l'idea dell'assenza totale di polso, e soprattutto in un contesto così delicato io credo che la credibilità delle istituzioni passino per un messaggio chiaro, ponderato, ma che non ammette replica. E come detto nel servizio, il nodo più importante è quello delle scuole, con il sindaco di Chieti che sul tema dice di avere parere analogo anche a quello del sindaco di Lanciano Mario Pupillo, presidente della provincia, cioè di non andare oltre il DPCM del governo. Con tutte le scuole chiuse, dice Ferrara, metteremo in ginocchio un sistema sociale e familiare enorme. A differenza di alcuni sindaci, il nostro parere è quello di una zona rossa che sia omogenea e non a macchia di leopardo. E rispetto alle scuole, ora andiamo ad ascoltare il parere del sindaco di Teramo e presidente di ANCI Abruzzo, Gianguido D'Alberto. Vediamo il servizio. Sui tempi il Presidente ha insomma dato un orizzonte temporale di un paio di giorni, quindi non prima di mercoledì, intanto perché non ha assunto ancora alcune decisioni che sono importanti, perché si parte da una valutazione sanitaria chiara, questa sì, del Comitato Tecnico Scientifico Sanitario, che evidentemente ha rappresentato una situazione della Regione Abruzzo molto più grave rispetto a quella che si immaginava, e che quindi impone l'adozione di misure più restrittive rispetto a quelle che oggi abbiamo. L'orientamento è quello di anticipare la zona rossa, quindi ai sensi dell'articolo 3 del decreto, quindi entrare nello stesso regime delle regioni che sono già in zona rossa
da qualche giorno, anche prevedere qualche ulteriore misura, quindi più che di zona rossa dovremmo parlare di zona rossissima per capirci, insomma, per semplificare, insomma, l'intensificazione delle misure rispetto alla zona rossa, perché l'elemento differenziale è quello delle scuole. Le scuole all'interno delle regioni in zona rossa restano aperte in presenza fino alla prima media. Una delle ipotesi in campo su cui la regione sta ragionando è la chiusura totale per le scuole di ogni ordine e grado. C'è stata questa interlocuzione con i territori, ci sarà l'interlocuzione adesso anche con l'ufficio scolastico regionale. Noi come ANCI, quindi come sindaci, abbiamo ribadito quello che diciamo da tempo: è necessario che l'attività didattica in presenza sia garantita a condizione che venga modificato il protocollo sanitario, di gestione sanitaria del rapporto scuole-autorità sanitarie locali, perché non sta funzionando, il protocollo di agosto sta facendo acqua, non regge più, non è più adeguato, e quindi seguire lo stesso schema dell'ASL Teramo, che con la nota e con le direttive ha chiarito che si deve anticipare la tutela nel nome del diritto alla salute, che deve essere posto prima di ogni altro principio o diritto o interesse, quindi anticipando con la sospensione attività didattiche in presenza da parte dei dirigenti scolastici ogni qualvolta ci sia un caso positivo all'interno, si venga a sapere di un caso positivo all'interno delle classi. Ferma poi l'adozione di misure più restrittive, quindi modifica del protocollo immediata, e secondo aspetto l'inserimento immediato dei tamponi rapidi nell'ambiente scolastico per poter monitorare e tracciare la situazione delle nostre scuole. Queste sono le due condizioni che abbiamo inserito quale elemento per poter garantire in sicurezza, nel rispetto dei nostri ragazzi, degli insegnanti, di tutto il sistema scuola, dell'attività scolastica. A prescindere, queste misure andranno introdotte anche quando si dovesse arrivare a chiudere, perché se si arrivasse a chiudere l'attività in presenza e non modificassimo questi due aspetti, ci ritroveremmo da qui a due settimane nella stessa situazione. Questi sono i due elementi, attendiamo le valutazioni del Presidente. Di certo, la situazione è una situazione pesante, grave per la nostra regione, quindi siamo tutti chiamati ad un ulteriore sforzo di responsabilità collettiva che deve portarci sempre a fare qualcosa in più rispetto a quello che le norme stesse prevedono. E non c'è stato soltanto il tema della scuola nell'incontro fra il Presidente della Regione e i sindaci, ma anche il tema dei ristori, importante per l'economia e relativo chiaramente alla paventata chiusura di negozi ed attività. I primi cittadini hanno sottolineato la necessità di tutelare l'economia in vista del Natale, dando comunque priorità alla salute pubblica e alla salvaguardia delle vite umane. L'orientamento dei sindaci, si apprende, scrive l'ANSA, sarebbe in conclusione quello di attenersi alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico Regionale. E a proposito di quello che dice la scienza, con Giuseppe Dintino andiamo ad ascoltare questa intervista al dottor Paolo Fazzi, che è il responsabile del laboratorio di riferimento per quanto riguarda le analisi dei tamponi Covid, laboratorio che è nell'ospedale di Pescara. Sentiamo appunto da lui qual è la situazione al momento. La situazione è critica, non criticissima, ecco, quindi voglio rassicurare un po' tutti, non è una situazione tipo quella di, per intenderci, che abbiamo vissuto a Pescara a marzo e ad aprile, è una situazione critica che ci induce ad essere prudenti, perché il problema non sono i numeri di soggetti positivi. Il problema è rappresentato dalla capacità degli ospedali di poter ricoverare soggetti in insufficienza respiratoria e soggetti che richiedono invece il ricovero in rianimazione. Il problema è quello, e quindi abbiamo visto che l'esserci un po' fermati ha determinato un rallentamento, diciamo, della circolazione del virus, e ciò si evince dall'RT che sta in diminuzione.
si è deciso di fare questo passo ulteriore per garantire la salute fondamentalmente, e ci sarà la possibilità per le attività produttive di avere un respiro di sollievo per il periodo diciamo natalizio, che sappiamo essere nel periodo appunto invernale il periodo dove normalmente si fanno più spese. Quindi diversamente, se non si fosse bloccato tutto in questa fase diciamo così interlocutoria del mese di novembre, avremmo potuto avere dei problemi più importanti, con ricadute importanti anche nel periodo natalizio. In queste ore la Regione sta valutando anche se adottare misure ancora più restrittive di quelle imposte da Roma, ad esempio la chiusura delle scuole, anche di quelle che vanno dall'infanzia alla prima media, che altrimenti per il DPCM potrebbero rimanere aperte. Chiudere anche le scuole dei più piccoli sarebbe utile in questo momento? Secondo noi sì, perché abbiamo visto che quando si vanno a fare i tracciamenti dei casi, si è visto che in questa fase poi alla fine l'untore purtroppo è stato il giovane o giovanissimo studente. Quindi purtroppo la scuola è un momento di unione, però anche diciamo momento diciamo nella fase della vita di una persona importantissima, perché è grazie alla scuola che noi stessi e la nazione riesce ad evolvere sempre di più. Però purtroppo si tratta di fare questo sacrificio, perché si è visto appunto che proprio nelle aule scolastiche circolerebbe di più il virus, quindi interrompendo decisamente la catena delle infezioni, anche chiudendo gli asili, chiudendo le scuole elementari, probabilmente otterremo un risultato ancora più importante. Torniamo a Teramo. Per decongestionare la struttura di Casalena, l'ASL Teramana sta attivando altri 6 drive-in per sottoporsi ai tamponi a Roseto, Atri, Tortoreto, Campli, Montorio e Isola del Gran Sasso. Intanto da oggi all'ospedale Mazzini è stata attivata una struttura blindata all'interno del reparto di ginecologia per le mamme positive al Covid. Sentiamo Tania Bonici Castelli. Decongestionare subito le file chilometriche di auto per i tamponi a Casalena di Teramo. L'ASL decide di aprire altri 6 drive-in sul territorio provinciale, alcuni già attivi, altri pronti a partire. Le 6 nuove sedi, oltre Teramo, dove potersi recare per effettuare i test, saranno collocate a Roseto, Isola del Gran Sasso, Montorio, Campli, Tortoreto e Atri. Intanto si moltiplicano gli sforzi dell'azienda sanitaria per creare ulteriori posti letto per i contagiati da Covid. All'ospedale Mazzini è operativo da oggi, all'interno del Dipartimento Materno-Infantile diretto dalla dottoressa Anna Marcozzi, una struttura blindata dedicata alle donne positive pazienti del reparto. Negli ultimi mesi al nosocomio teramano 5 mamme affette da Covid hanno dato alla luce i propri bambini e la loro permanenza in ospedale era prevista nell'ala Covid della chirurgia. Ora invece le donne avranno a disposizione un'area riservata e percorsi adeguati alla loro particolare condizione. Anche ad Atri ci sono delle novità. La sala convegni sarà adeguata con la realizzazione di 3 posti letto e una sala di emergenza rossa Covid a servizio del pronto soccorso. E a proposito di ospedali, ritorna in auge il progetto di ampliamento del Mazzini di Teramo, proprio a Villa Mosca, come alternativa alla nuova struttura di Piano Daccio, soluzione caldeggiata da buona parte di cittadini. La proposta è arrivata in questi giorni da 5 imprese che progettano la nuova costruzione accanto all'attuale sanatorio, con un edificio a 3 piani di altezza, uguale al terzo lotto e che conterrebbe 600 posti letto per acuti. I tempi di realizzazione sarebbero intorno ai 3 anni e la via non subirebbe variazioni di rilievo. Sarà ora l'ASL di Teramo a dover decidere. Il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, è in isolamento fiduciario nella sua abitazione in attesa dell'esito dei controlli e del ritorno
alla normalità, una misura precauzionale a garanzia di tutti, ha scritto spiegando il motivo di questa decisione. Nonostante gli accorgimenti, dice Masci, non si può mai escludere a priori un contatto accidentale nella quotidianità, è accaduto a me, dice ancora il primo cittadino, può accadere a chiunque. Il virus è pervasivo, come ben sappiamo e come ci viene continuamente ripetuto, e trova sempre e comunque la via per insinuarsi nelle nostre vite. Per tenerlo fuori occorre alzare ancora di più l'asticella dell'attenzione con comportamenti che preservino noi, i nostri cari, i nostri conoscenti e tutti quelli che entrano in contatto con noi. Queste le parole del sindaco di Pescara, Carlo Masci. E proseguiamo, restiamo sempre a Pescara, dove questa mattina c'è stata una manifestazione dei medici convenzionati del 118 delle 4 ASL abruzzesi che hanno protestato contro l'esclusione dalla premialità concessa dalla regione ai dipendenti del settore sanitario. Hanno protestato sotto la sede dell'assessorato regionale alla sanità in via Conte di Ruvo a Pescara i medici convenzionati del 118 delle 4 ASL abruzzesi contro la decisione di escluderli dalle premialità concesse dalla regione ai dipendenti del settore sanitario per il lavoro portato avanti nel periodo di lockdown a primavera. Non è una questione legata al rapporto economico, spiegano i manifestanti, ma è la dimostrazione del disprezzo per il medico convenzionato. La regione Abruzzo ha stanziato una premialità Covid per tutti gli operatori sanitari. In questa premialità noi medici convenzionati non siamo stati inseriti, pur facendo lo stesso lavoro dei nostri colleghi che sono dipendenti. Noi ci sentiamo mortificati, non è un discorso economico, dice. Credo che valga per tutti, non è che abbiamo bisogno di questi soldi, assolutamente, è il principio che è sbagliato. Sanitari che fanno lo stesso lavoro, lo stesso identico lavoro, vengono trattati in maniera diversa. Ma ci aspettiamo che ci venga riconosciuto anche a noi questo diritto, questa premialità. La Verini si è vista disponibile ad accontentare la nostra richiesta perché ha riconosciuto il nostro lavoro fatto in questo periodo e quindi lei ha detto che si occuperà, sia lei che il Presidente Marsilio, in prima persona si occuperanno per vedere dove dovranno prendere i fondi per darci questa premialità Covid. Siete disposti anche a scioperare? Assolutamente no, lo sciopero no, lo sciopero non è nella nostra, noi siamo professionisti, non possiamo bloccare o sospendere comunque un servizio che andrebbe soltanto a discapito del cittadino e non vale nella nostra moralità, insomma. Scioperare no, però faremo una manifestazione forse più grande, poi ci penseremo, insomma, tra 15 giorni se la dottoressa Verì non troverà delle soluzioni, vedremo, ma io penso che le troverà. Andiamo nella Marsica, dove i sindaci sono spaccati sulla possibilità di chiedere il commissariamento dell'ASL 1 dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, soprattutto all'ospedale di Avezzano. Gioia Chiostri. Una spaccatura e non per la prima volta. Già nelle prime fasi dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, non tutti i sindaci marsicani avevano firmato la famosa lettera indirizzata e rivolta alla Verì, a Marco Marsilio e alla dirigenza dell'ASL 1. Oggi, come allora, si ripropone lo stesso nervo scoperto, una non convergenza di intenti, questa volta sul commissariamento o meno dell'ASL numero 1 e del management attuale. 10 i sindaci della Marsica che hanno scelto di prendere una posizione diversa e di non sottoscrivere il documento Salva Marsica che prevede, tra gli altri punti, proprio il famigerato commissariamento. Intanto il consigliere comunale in quota Lega, Tiziano Genovesi, non vuole giocare al ping pong di responsabilità, così come ha detto nel suo ultimo intervento nei contorni del consiglio comunale cittadino. La pandemia c'è, dice, e siamo in crisi. Ma anche qualche
piccola defezione incomincia ad esserci e lancia un invito. Iniziamo in maniera umile a sporcarci le mani. Come giudica l'operato dell'ASL numero 1 e della Regione Abruzzo, lei che ha comunque un canale diretto con la Regione, visto che fa parte comunque della Lega? Guardi, non devo ergermi a difensore della Regione Abruzzo, che sapranno i responsabili dell'attività quotidiana difendersi nei confronti dell'elettorato qualora ci sia da doversi difendere. Come dicevo prima, l'impatto è stato violento. Il Presidente Marsilio ha ricevuto il 6 di ottobre, l'8 di ottobre dal Ministro Speranza i poteri per poter agire. La Regione Abruzzo all'interno del presidio ospedaliero di Avezzano ha bandito già tutte le gare, quindi chiaramente con qualche ritardo imputabile a chi, lo scopriremo dopo. Ora non è il momento di cercare le colpe, è il momento della responsabilità, è il momento di lavorare. Poi dopo sarà il momento dei bilanci, il momento delle responsabilità, quindi in futuro chi avrà avuto delle responsabilità, qualora ci siano state le responsabilità, ne dovrà rispondere agli amministratori della città di Avezzano e della Marsica. C'è un'altra emergenza oltre a quella sanitaria, è l'emergenza economica. Tanti negozi, tante attività stanno veramente soffrendo da veramente tanti mesi la pandemia, perché hanno dovuto chiudere. Alcuni hanno abbassato le saracinesche per sempre, non riapriranno più. Sì, è un punto importante, da imprenditore a me caro, perché comunque sento ogni giorno le lamentele di alcuni colleghi, ma le vivo in prima persona, le difficoltà di dover mandare avanti e garantire degli stipendi a fine mese in un momento come questo qui. Si sta concentrando forse in maniera sì importante sull'aspetto sanitario, ma forse si sta tralasciando quello che può essere l'aspetto economico. Era un territorio che già era depresso per via della crisi economica strutturale che veniamo da ormai dal 2008. Bisogna interfacciarsi con le associazioni di categoria, che inizierò a sentire nei prossimi giorni in qualità di minoranza. La Regione Abruzzo ha rifinanziato con 600.000 euro il fondo per i caregiver familiari. Sentiamo. Un fondo da 600.000 euro andrà in assistenza alle famiglie e ai cosiddetti caregiver che assistono figli minori affetti da malattie rare che comportano una condizione di disabilità gravissima, con necessità di elevata assistenza nelle 24 ore. Il provvedimento prevede l'assegnazione di un contributo economico concedibile a ciascun nucleo familiare pari a 10.000 euro in favore del genitore che si dedica in maniera continuativa e risulta essere disoccupato o inoccupato. L'erogazione del contributo a favore dei beneficiari è stabilita in due soluzioni: il 70% dell'importo a conclusione delle procedure di ammissione, il restante 30% a seguito di relazione semestrale da parte del servizio sociale competente che confermi il mantenimento dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio. Andrea Sciarretta dell'associazione Progetto Noemi Onlus esprime la sua soddisfazione per questo contributo che andrà a dare sollievo a circa 60 famiglie. È un contributo economico che deriva dall'impulso dell'associazione Progetto Noemi Onlus ed è un bando che è finanziato ormai la prima volta fu il 2015. Allora si riuscì ad aiutare solo 10 famiglie. Ad oggi la Regione Abruzzo finanzierà il bando per 600.000 euro, quindi ci saranno 60 famiglie che beneficeranno di questo contributo. Ed ha una doppia valenza, ovviamente, perché oggi a livello nazionale non esiste alcuna tutela per l'assistenza familiare, anche purtroppo in era Covid. La domanda è d'obbligo, visto che insomma si preannuncia nuovamente un lockdown, zona rossa per l'Abruzzo. Come state vivendo questo periodo? Sì, ovviamente la notizia ha destabilizzato, ha preoccupato molto le famiglie che ci sollecitano. La paura, diciamo, più grande è che vengano chiusi anche i centri di riabilitazione, quindi adesso ovviamente non è chiaro dove si va ad intervenire, però c'è questa preoccupazione. In più anche riguardo ovviamente la gestione del proprio figlio in didattica a distanza, perché purtroppo i congedi esistenti, il congedo Covid, il congedo parentale, il caregiver familiare non può accedervi. Noi genitori, se dovessimo risultare positivi, ovviamente come lo gestiamo l'isolamento? Noi gestiamo comunque la patologia, la disabilità gravissima, e abbiamo nelle nostre mani il respiro, il sorriso, la vita dei nostri figli.
Ora lo sport, partiamo dal calcio di B, campionato fermo per dare spazio alle nazionali col Pescara che sabato sarà impegnato nella difficile trasferta contro la SPAL dell'ex Pasquale Marino. Biancazzurri rinfrancati dal successo prima della sosta contro il Cittadella che ha restituito al Delfino maggiore serenità e compattezza, come ammette anche il difensore Gennaro Scognamiglio che ascoltiamo. Il fatto di vedere una squadra che finalmente ha trovato le distanze in campo, una squadra compatta che è stata lì a combattere su ogni pallone, forse quello ci ha aiutato tanto, e anche io non vedevo questo dall'inizio, quindi sicuramente la nota positiva è questa, di aver visto comunque una squadra che copre bene il campo, che corre bene e che cerca comunque di combattere su ogni palla, quello che poi abbiamo fatto noi con Cittadella, anche se non era facile perché come tutti sappiamo Cittadella è una squadra rognosa, una squadra fastidiosa e ti mette comunque in difficoltà. Quindi sicuramente sono contento di aver visto finalmente una squadra compatta e che copre bene il campo, e poi sicuramente quello ha fatto la differenza per quanto riguarda il risultato, perché poi se copri il campo così e ribatti su ogni palla sicuramente poi porti a casa sicuramente qualcosa. E per quanto riguarda me, sicuramente è stata una partita importante che, come hai detto anche tu, che da un po' di tempo non facevo, perché forse anche visto il momento difficile a volte non riesci comunque ad esprimerti bene e vai in difficoltà. Diciamo che questa col Cittadella è stata una bella partita da parte di tutti, ma sicuramente l'inizio che abbiamo avuto quest'anno sicuramente ci ha penalizzato, perché siamo partiti male, non avevamo tante certezze, qualche errore nostro, quindi sicuramente questo ha fatto sì che abbiamo subito troppi gol. Quindi sicuramente da adesso in poi dobbiamo cercare di subirne meno possibili. Anche il gol con Cittadella mi ha fatto molto arrabbiare, perché una partita del genere non devi subire gol, secondo me. Deve finire 3-0. Si può invertire sicuramente se tutte le partite le affrontiamo con la stessa cattiveria che abbiamo affrontato Cittadella, e se ci mettiamo tutti in testa di dover migliorare questa situazione, di non voler subire gol a tutti i costi. Poi ogni tanto ci sono anche gli altri che sono bravi, anche gli altri, però dobbiamo cercare di subire il meno possibile. Sicuramente è una partita importante contro un avversario forte, è una rosa importante, la squadra la conosciamo tutti, lotta per vincere il campionato. Sicuramente per noi sarà un test importante per capire dove possiamo arrivare e cosa possiamo fare. Sicuramente una partita da affrontare come quella che abbiamo affrontato col Cittadella, né più né meno, e cercare di fare il risultato. Ti direi passiamo avanti, perché non sono cose che ci interessano, ti dico molto, molto sinceramente. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, se riusciamo lo dobbiamo fare bene, poi queste cose non sono cose che interessano a noi. Noi sappiamo di avere un presidente che non ci ha mai fatto mancare nulla, c'è sempre stato vicino, è sempre presente, quindi andiamo avanti. Se dovesse arrivare qualcuno nuovo, noi lo accoglieremo sicuramente. Ora la Serie C, dopo la sconfitta di Catanzaro di mercoledì, torna al successo il Teramo che al Bonolis regola di misura il Catania grazie alla rete in apertura di Ilari, arrivato a quota 5 centri in stagione, etnei più propositivi nel secondo tempo, ma il piano d'accio resta ancora inviolato. Sentiamo il servizio di Ania Cantagalli e poi le riflessioni nel dopogara. Il Teramo riprende la marcia dopo la sconfitta contro il Catanzaro. Ilari, ormai bomber biancorosso, decide infatti il match contro il Catania con una rete nella fase iniziale di partita. Sono due cambi nel Teramo rispetto alla formazione che ha perso a Catanzaro. Bonino, come nelle attese, prende il posto di Pinzauti, mentre Soprano, dopo un mese e mezzo lontano dal campo per infortunio, torna titolare al posto di Iotti. Il Catania, vittima delle assenze, vara per la prima volta in stagione la difesa a 4, abbandonando il consueto 3-5-2. Il Diavolo rimette subito in mostra il marchio di fabbrica, la pressione immediata sui portatori di palla, anche a mo' di riscatto dopo il primo stop stagionale. Pressione che infatti dà anche i frutti sperati. Da un'azione che si sviluppa sulla sinistra, Costa Ferreira serve l'assist basso per Ilari, che firma il vantaggio per il Teramo e il suo quinto gol stagionale.
Il Catania, seppur nelle difficoltà, prova a reagire. Lo fa dall'olio e da calcio di punizione, chiamando Lewandowski a rifugiarsi in angolo. Non ci saranno grosse occasioni create dai rossoazzurri da questo momento in avanti, ma in generale, dopo l'episodio di Dall'Olio, il Catania sembra poter gestire meglio il possesso rispetto al Teramo, che pare invece attendere gli avversari. Lewandowski rischia su un'uscita un po' avventata con gli avanti ospiti che non ne approfittano, mentre Bonino al 42esimo prova l'iniziativa personale con un tiro che termina di poco alto sulla traversa. La ripresa Raffaele si gioca dopo pochi minuti la carta a Reginaldo al posto di Piovanello ed è proprio Reginaldo al decimo ad avere sul destro la chance per il pari, indirizzando incredibilmente al lato da buona posizione. Paci risponde al quarto d'ora con il ritorno in campo di Bombaggio al posto di Mungo, che nel corso del primo tempo, già ammonito, aveva anche rischiato il secondo giallo. Al 19esimo Ilari serve un pallone in profondità, Costa Ferreira si ferma perché è in fuorigioco, Bonino invece raccoglie, ma tu per tu con Martinez si fa ribattere in calcio d'angolo. Un minuto più tardi invece Pecorino ad avere l'opportunità del pari, sprecata anche in questo caso. Il Catania si fa decisamente preferire nella ripresa ed i cambi di Raffaele consentono di aumentare la pressione ma non di concretizzare. Al 31esimo ci prova ancora Pecorino con un tiro deviato in angolo. Di Francesco invece qualche minuto più tardi entra in area, manca forse l'appoggio verso il centro tentando la conclusione personale murata in qualche modo dalla difesa ospite. Al 40esimo Calapai supera Diakité, ingenuo su qualche scelta nella ripresa. Il pallone arriva in mezzo con Lewandowski che in qualche modo ferma il pallone in due tempi. Al 45esimo l'ultima vera occasione del match con un colpo di testa di Silvestri dagli sviluppi di una punizione, ma la sfera viene alzata troppo sulla traversa. Il Bonolis si conferma dunque fortino biancorosso, con il Teramo sempre vincente tra le mura amiche, dove tra l'altro non ha mai incassato gol. E proprio al Bonolis si torna mercoledì per recuperare la gara contro il Foggia. Saranno da valutare però le condizioni di Bombaggi, uscito zoppicando e con il ghiaccio sulla caviglia destra. Allora, le corde che sono state toccate corde dell'equilibrio. Una sconfitta a volte, come ho detto la settimana scorsa, può far bene e quindi abbiamo parlato di quello che avremmo dovuto fare durante gli allenamenti per preparare questa partita, né di più né di meno. La cosa che mi è piaciuta oggi riguardo a questo, perché sono state toccate le corde giuste, nel senso che la squadra è partita forte. E dopo una sconfitta a volte hai il timore, perché poi secondo tutti devi vincere per forza, ma non è sempre così facile e quindi magari dentro un giocatore può scattare un po' di paura, di ansia, no? Invece questo non c'è stato e questa è la cosa che mi è piaciuta più di tutti della squadra, che è partita forte. I primi minuti abbiamo preso un calcio d'angolo, preso una punizione, rischiato di far gol, è stata una grande partenza della squadra e quindi quella è la cosa che mi piace più di tutti. Poi sì, il secondo tempo abbiamo un po' sofferto il loro possesso palla, non abbiamo avuto grandi tiri in porta da parte loro, non ricordo grandi parate di Lewandowski, però abbiamo giocato contro una squadra forte, molto forte, quindi era inevitabile soffrire un po' il loro possesso palla. Mi fa piacere che vedete il carattere della squadra, che si è visto il carattere della squadra, si è visto una squadra che è attaccata alla partita, che non molla, difficilmente che molla e quindi è una grande caratteristica per una squadra. Non credo che noi abbiamo avuto almeno 3 occasioni in cui potevamo far gol e loro non ricordo grandi parate di Lewandowski, quindi non vedo questa... Non capisco questa che era più giusto un pareggio, non faccio fatica un po' a comprenderlo, perché poi sì, forse il loro possesso palla nel secondo tempo è stato maggiore, ma il possesso palla fine a se stesso non porta al risultato. Noi siamo stati bravi perché abbiamo trovato gol subito e poi l'abbiamo tenuto e non è facile tenerlo contro una squadra così forte e quindi credo che sia una vittoria meritata la nostra. Se non fai gol poi le partite finiscono o 0-0, o se l'avversario, come in questo caso è successo, mette la palla dentro per dire partito. Però come prestazione credo che su questo campo abbiamo fatto una buona prestazione. Secondo tempo abbiamo messo il Teramo nella sua metà campo. Peccato, è un momento anche così, dobbiamo cercare in tutte le maniere di fare svoltare questa situazione. È stato un calendario tostissimo, io speravo che saremmo riusciti a fare più punti, però la partita di oggi sono punti persi perché onestamente
non credo che meritavamo di perdere questa partita. Quindi adesso abbiamo delle partite consecutive, abbiamo recuperi, ad esempio mi sembra che abbiamo 3 partite in meno del Teramo da disputare, quindi anche per questo la nostra classifica fra partite così e partite da recuperare ci vede un po' indietro. Abbiamo anche 2 punti in penalizzazione perché abbiamo fatto 11 punti sul campo, quindi niente, dobbiamo essere forti nella testa, ripartire subito da mercoledì e cercare questi 3 punti che, come dice lei, già ci danno una classifica diversa. Credo che su quella palla dietro ha vinto la partita del Teramo, noi nel secondo tempo ne abbiamo messo almeno 5-6, con addirittura il nostro esterno che è entrato fino a 6 metri dalla porta in diagonale, non siamo riusciti a fare gol, quindi potremmo riassumere anche la partita così. Nel secondo tempo abbiamo messo in grandissima difficoltà il Teramo, ma se non fai gol poi parliamo di niente. 14:34 e 50 secondi in questo momento, termina qui la prima edizione del TG6, il prossimo aggiornamento è alle ore 19 e continueremo chiaramente a seguire la situazione che riguarda il varo della zona rossa in Abruzzo, e nel pomeriggio ci dovrebbero essere delle novità che poi chiaramente potrete seguire nella seconda edizione del nostro giornale. Vi ricordo anche l'appuntamento alle 21 questa sera con la trasmissione replay dedicata al Pescara, ospite d'eccezione il tecnico Massimo Oddo. Grazie ancora e buona giornata.